programmazione di QuiBologna.tv, questo è il notiziario giornaliero. Andiamo a vedere subito le informazioni della cronaca della nostra città di oggi, martedì 9 aprile. Dubbi e certezze in casa 5 Stelle. I dubbi romani creano ancora qualche aspettativa anche in casa del Movimento 5 Stelle, dove le dichiarazioni di Vito Crimi, che a questo punto estremamente ha dichiarato quasi di rimpiangere un governo affidato a Bersani, lasciano il tempo che trovano. Una dichiarazione passata sotto traccia, ma che forse rappresenta al massimo il significato dei valori in campo, in un momento in cui occorre molta attenzione sui problemi sociali. La scelta dei saggi alla fine potrebbe scontentare tutti, come appare ora evidente, compresi coloro chiamati a fare le sentinelle delle Camere. Non si placano in casa 5 Stelle le tensioni di chi non è ancora abituato a far politica. Così, dopo i veleni bolognesi che hanno coinvolto Giovanni Fabi e Federica Sassi, con quest'ultima tuttora in consiglio comunale, che evidenziano di forma e forma legata all'invio di email arrivate e distratte. La polemica tocca in maniera diretta Massimo Bugani, accusato di aver preso accordi non dichiarati con l'amministrazione locale. Il capogruppo si è riservato la possibilità di procedere con querele nel caso. Dall'altra parte, ma a livello non solo locale, il PD critica l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle per ciò che concerne i rimborsi destinati ai parlamentari e senatori, vista la dichiarazione non trasparente di Grillo, che ha deliberato, almeno così pare, la possibilità di passare da 2.500 a 6.000 euro la diaria mensile da destinare agli eletti. Un fatto sottolineato da Stefano Bonaccini, segretario regionale. Replica di Beppe Grillo sul proprio blog, che dichiara il massimale definito in 5.000 euro come accordo in base preelettorale. Numeri importanti, ma a questo punto direi secondari, riguardo problematiche che dovrebbero essere prese seriamente in considerazione per far ripartire l'economia italiana. Si incatena suor Albina, ex monaca del convento di clausura di Camerino, provincia di Macerata. Suor Albina di Gesù Ostia, disabile, si è simbolicamente e fisicamente legata con delle catene alla transenne di San Petronio per protestare contro il provvedimento che l'ha allontanata insieme ad altre sorelle dal monastero, con l'accusa di aver sottratto denaro nella gestione del monastero. Accusa mai dimostrata e sempre assolta in fase di processo. Escort in rete illegalmente, aveva creato un sito dove pubblicava illegalmente a insaputa delle persone interessate e dove proponeva la presentazione delle prestazioni di escort. Il sito internet del caso, oggetto dell'indagine Escort in rete, è stato bloccato, il gestore condannato a 3 anni dal pubblico ministero Marco Mescolini. Un sito proponeva a pagamento in maniera illegale, con addebiti mensili di circa 200 euro cada uno per le escort. Materiale pedopornografico sequestrato. Un bolognese di 45 anni è stato arrestato dalla polizia postale perché, dopo un'indagine in corso ormai da tempo, lo stesso è risultato in possesso di circa 30.000 file di immagini con soggetti minorenni. Una segnalazione partita dal Belgio che ha portato all'individuazione del soggetto e al suo fermo. Rapina sfiorata a Imola. Solo la casualità ha portato evitato una rapina in una villa privata nei pressi di Casal Fiumanese, vicino a Imola. Un controllo di una pattuglia di carabinieri ha provveduto all'arresto di un rumeno e un tunisino, trovati in possesso tra l'altro di materiale alto allo scasso, più materiale come nastro adesivo e corda spesso usati per sequestri. Uno dei due era già intento a forzare la serratura dell'ingresso della villa. Furti cereali al supermercato, una vera e propria organizzazione che provvedeva a rubare oggetti e alimenti dai supermercati della zona. Un palermitano e 3 donne rumene sono stati fermati perché trovati in possesso durante una perquisizione nei pressi di Furo di materiale illegale. Trovato materiale ancora con il dispositivo antitaccheggio contenuto all'interno di borse, nel quale in maniera ordinaria era stato costruito un dispositivo antirilevamento. Capi di abbigliamento, scarpe, parmigiano reggiano e salumi vari. Incontri e appuntamenti per psicologi. Un incontro con 34 tra psicologi e psicoterapeuti che coinvolgeranno chi ne farà richiesta in una 50ina di appuntamenti aperti al pubblico con conferenze, seminari e stage, all'interno dei quali dibattere problematiche dirette dell'argomento. Stiamo parlando della 6ª edizione del MIP, Maggio di Informazione Psicologica, che si terrà a Bologna nel mese di maggio. Un aereo pieno di positività è quello che decolla dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, che mostra orgogliosamente i numeri positivi dei primi 3 mesi del 2013. Un incremento quasi del 5% dei voli rispetto allo stesso anno, per 1.200.000 presenze di passeggeri. Il maltempo e le difficoltà contingenti economiche non hanno creato problemi allo snodo bolognese, che sembra proiettato verso nuovi obiettivi e mete. Un liceo nel nome di Lucio Dalla. Sarà il liceo musicale a onorare il nome del dimenticato Lucio Dalla sabato prossimo.
con l'ufficializzazione e la titolazione alla presenza di alcuni eredi dell'artista bolognese, una presenza che continua a muovere le corde dell'emotività e della socializzazione che rendono sempre più chiara quanto fosse importante la sua figura per Bologna. Infine, ritorna il Future Music Contest, ritorna alla nostra città il progetto della Fondazione Unipolis che, come sempre, si propone di dare visibilità alle nuove realtà musicali italiane. Ospiti della serata conclusiva di venerdì all'Estragon, il Radio Dervish, uno dei gruppi più importanti nello scenario della World Music, prima di loro i tre gruppi finalisti del contest. È tutto per l'informazione di oggi, vi rimando all'appuntamento con il nostro meteo e con le programmazioni giornaliere della nostra Web TV. Grazie a tutti, appuntamento domani. Qui meteo è offerto da... Me, lo conduco io. Benvenuti al meteo, oggi martedì 9 aprile, era da un po' che non vi davo informazioni per quello che riguarda il clima bolognese, ma da oggi ripartiamo a grande richiesta. Appunto questo martedì 9 aprile pomeriggio abbiamo delle nubi sparse e non si sa mai, sono imprevedibili queste nubi, quindi occhio, anche perché poi verso le 20 di questa sera appunto ci saranno delle possibili piogge. Le temperature con una minima di 8 gradi fino ad arrivare a una massima di 15. Ma il giubbottino va ancora di moda, quindi utilizzatelo. Dei venti che si aggirano per i 9 km orari, quindi neanche tanto, ma comunque consideriamoli. L'umidità è per l'80%, quindi è quella che dà più fastidio. Domani, previsione di domani, mercoledì 10, il tempo si aggirerà durante la giornata con un poco nuvoloso, vai, delle nubi che ci sono o non ci sono, il sole che si presenta o non si presenta, ma comunque da considerare le nuvole che si può concentrare una perturbazione, ma quindi copritevi. La minima di 7 gradi per una massima di 18 gradi, le temperature si alzano leggermente, ma si cerca in questo periodo di andare sempre verso il bel tempo, speriamo. I venti sono ci aggirano sui 5 km orari, neanche tanto, quindi sta calando, mettete la magliettina intima che non si sa mai, sotto il sudore, insomma, un acciacco, come si dice nei vecchi tempi. L'umidità è al 75%, quindi si stanno alzando le temperature, tutta l'acqua che ha fatto, diciamo così, in questo periodo viene su e si trasforma sotto forma di umidità. Appuntamento a domani, ciao!